15 di agosto 1556. Martedì sera ero tutto affogato e mangiai uno pane di ramerino e uno pesce d'uovo e un'insalata e dei fichi secchi. La domenica mattina desinai in casa d'agnello, pesce e castrone, e la sera non cenai. E lunedì mattina mi si smosse il corpo con dolore. Levami e poi, per essere freddo e vento, ritornai nel letto e stettivi sino a ore 18. E in tutto dì poi non mi sentì bene. Soli nell'accendersi, soli nello spengersi, un cammino di sguardi, suoni, fame, sete, per amare, per non amare, trovarsi, perdersi, riconoscersi, alfabeti ogni giorno da imparare di nuovo. Balbettando davanti alla finestra del mondo. Agosto, telefonata di L. Tutto finito. Per sempre, finalmente. Trovare disegni di Jacopo. Biblioteche chiuse in questo periodo. 10 anni sui ponteggi di San Lorenzo, la sua Cappella Sistina. Tutto ricoperto di calce nel Settecento. Che cosa metteva spavento o disturbava in quella pittura? Quel viluppo di carne nuda che appare nei disegni. Giovedì feci quella testa che grida e cenai la sera vitella. Venerdì piove. Sabato quella testa di morto che le è allato.
20 agosto, Firenze, chiesa di San Lorenzo. Perché sono venuto qui se non esiste più nulla di sua mano? Un pensiero per lui e uno per l'imbecillità umana. 11 agosto 2008. Pane, vino, acqua, olio, sale, uovo, cipolla, bambino, cane, mosca, rondine, uva, mela, saliva, sangue, cenere. Jacopo Carrucci, detto il Pontormo, nato nel 1494, morto nel 1556. Visitare domani a Firenze, chiesa di Santa Felicita. Deposizione. Bruciori di stomaco. Forse vino bianco ghiacciato. Domenica che fu la donna, desinai con bronzino e la sera cenai con gran olio di denti. Agosto, Firenze. Bianco, nero, rosso, giallo, verde, blu, arancio, viola, marrone, azzurro. Santa Felicita. Una cascata abbagliante di corpi. E lui, Jacopo, la figura in alto a destra. Cercare il diario che scrisse negli ultimi anni, dal fresco della chiesa all'afa delle strade. Mangiato gelato delizioso, crema Buontalenti e nocciole.
stordimento, vertigine. Cercare strada per Calmignano. Visitazione. Pieve di San Michele. Agosto. Notte inquieta. Provate gocce per insonnia. Niente. Troppa gente per le strade. Rimango in casa a leggere. Michelangelo diceva di lui che avrebbe portato la pittura in cielo. Raccontano che in casa sua si potesse accedere solo attraverso una scala di legno e che lui spesso la togliesse per non vedere e parlare con nessuno. Quella sua ossessione della morte. Agosto. Arrivo a Carmignano. Caldo soffocante. Una vecchia donna mi osserva. Apro il portone della pieve come lasciassi alle spalle l'inferno. Buio e frescura appena varcata la soglia. Dopo qualche passo, la visitazione. Un'onda di colori mi piega le ginocchia. Poi gli sguardi delle donne, che vedono lontano, molto lontano. Tutta la dolcezza e tutta la pena del mondo in uno sguardo e in un abbraccio. Il cristallo che protegge il dipinto mi avvelena la vista. Vorrei mandarlo in frantumi e accarezzare quella tela. Agosto, Empoli, Pontorme. Casa dove nacque Jacopo. Nessuna emozione. A 100 metri piccola chiesa, due santi dipinti dal maestro.
Basterebbero gli occhi per riconoscere una sua figura. Quelle orbite scavate, profonde come pozzi. Comprato dopo non so quanti anni un sacchetto di semi di zucca ad un banco in piazza. Seduto sui gradini della chiesa li ho finiti. Come facevo da bambino. Giovedì feci uno braccio, venerdì l'altro braccio. Sabato mi levai molto male disposto. Cenai con Piero poco e senza voglia. E la notte ebbi la febbre con gran fuoco addosso e non dormì mai. E mio Battista andò fuori la sera e sapeva che io mi sentiva male e non tornò, talché io la rò tenere a mente sempre. Giovedì feci quell'altra gamba e delle indisposizioni del corpo sto un poco meglio, che sono 4 volte. Ho cenato in Santo Lorenzo e bevuto un poco di greco. Non che mi vaia di stare bene, perché ogni 3 ore mi viene lo struggimento.